fantasia piena di amori e andare contro il vento non è difficile, lo sai, lo è senza un saluto casomai. Goodbye, my friend, goodbye. Goodbye, goodbye, my friend. Goodbye, my friend, goodbye. Goodbye, goodbye, my friend. Bentornati, siamo sempre qui in compagnia dei Vigili del Fuoco e di Sasha che sta scodinzolando sotto la mia postazione. Abbiamo scoperto tante cose di Sasha, che conduce uno stile di vita sicuramente più giusto di Iannuzzo. Sì, gli sta facendo l'avvertenza sindacale per il problema delle ferie. Perché mi sta dicendo che sono grasso. No, non lo sto dicendo assolutamente. Stanno dicendo grazie del saluto, Liam è incollato al telefono. Liam, hai visto che zia ti ha promesso questa cosa, l'abbiamo fatto. Prima o poi ci andremo insieme. Torniamo alla vostra professione, siete definiti appunto gli eroi di ogni giorno, perché siete mossi sicuramente da grande professionalità, però questa empatia che c'è con le persone parte sicuramente da qualcosa di importante come la vostra passione, la vostra missione. Voi vi sentite degli eroi? Noi non ci sentiamo degli eroi, forse ci vedono come degli eroi. E la gente ci vuole bene, soprattutto perché noi andiamo, spesso e volentieri andiamo oltre il semplice intervento. Per esempio, c'è stato un piccolo incendio in un'abitazione di una vecchietta da sola, i figli ce l'aveva fuori. Allora lei si era incendiata la cucina, non c'aveva nulla. Noi abbiamo mandato i colleghi in caserma, la nostra cena gliel'abbiamo portata, anche se non era una cosa che ci poteva toccare più di tanto, però diamo sempre l'anima, il cuore nelle cose che facciamo, e per questo la gente ci vuole bene. È vero, è così. Torniamo un po' sulla questione anche Irpinia. Io credo che l'intervento più duro e più brutto forse è stato quello del bus di 2 anni fa. Sì. Lavorare, penso che eravate tutti in servizio, perché sì, quindi penso che tu quasi tutta la regione... No, stavo io di servizio. Lui di servizio. Lavorare in quelle condizioni, quella sera? È stato traumatico, perché io comunque ho fatto anche delle riprese per il CDP nazionale, quindi dovevo riprendere tutto quello che succedeva, come erano i corpi, come stavano i corpi. Quindi è stata un'esperienza bruttissima, perché non riuscivo a capire... la persona che sta era un ammasso di corpi, quindi immagina un pochettino lo scenario che si è visto davanti agli occhi, persone che gridavano, persone che stanno ferme, magari venivano portate, poi vedevi il soccorso, i ragazzi che prendevano i morti e li portavano via e vomitavano dall'altro, cioè una cosa proprio non è facile da spiegare. In questi casi la priorità è lavorare senza pensare. Dopo si pensa, purtroppo c'è pure un dopo, nel senso che noi quando svestiamo la divisa poi dopo inizia a pensare un peccato. Ti faccio un piccolo esempio: durante l'alluvione di 15 di Cervinara c'era una giovane coppia di sposi che si era fatto un mutuo per una piccola casetta fatta come gli piaceva, e purtroppo l'alluvione gli aveva distrutto tutto. E vedere questi due ragazzi che piangevano, noi cercavamo di rincuorarli un pochettino. In quel momento facevamo il nostro lavoro, poi dopo a mente fredda ci inizia a pensare e sono cose brutte che ti rimangono, laddove poi riesci a trarre fuori pure un sorriso da quelle persone che soffrono, lì è una grandissima ricompensa per noi.
Quindi si lavora razionalmente, però poi si metabolizza dopo quello che si porta a casa. Sicuramente, successivamente, mi dice il collega, una volta che si sale sulla nostra APS per l'intervento, poi finisce, diciamo, la parte emotiva, inizia quella professionale, quella dell'intervento, di svolgere l'intervento. Poi dopo, una volta rientrati in sede, ci sei da discutere su un intervento in modo particolare, si discute e magari si lascia andare pure un po' l'emozione, se è stato un intervento, diciamo, impegnativo da quel punto di vista. Quanto è difficile arrivare a questo, chiamiamolo meccanismo, concedetemi il termine, quello di restare razionali in quel momento e sapere che non ci si può permettere di cedere alle emozioni? È prioritario, questo è prioritario ed essenziale, sì, come diceva il collega, nel senso che noi abbiamo il cuore della caserma dei Vigili del Fuoco, la nostra sala operativa. Da tutto il territorio della provincia, componendo il 115, risponde la nostra sala operativa provinciale. Da lì poi parte il soccorso. Quindi, se è incendiato un'autovettura, un'abitazione nel territorio di Grotta, la sala operativa chiama il distaccamento di Grotta, gli dà l'indirizzo e la squadra parte a sirene spiegate. Durante il tragitto il caposquadra con la squadra ha il compito di pensare come svolgere l'intervento al meglio, perché deve poter, se si tratta di un incidente stradale, sì, con delle persone incastrate, poter portare del soccorso a quelle persone e trarre in salvo nel miglior modo possibile. Quindi si ha un brevissimo lasso di tempo dove la mente deve essere lucida e pensare solamente a quello, quello da fare. Sì. Dopo che si è portato ultimato l'intervento, facciamo il debriefing, parliamo, ragazzi, è andata bene, questa cosa si poteva fare così, sì, ed è un'esperienza che ti può servire per la prossima volta, perché i nostri interventi nessuno è uguale l'uno dall'altro. Sono tutti diversi, quindi e anche il classico incendio del cassonetto, da una parte puoi trovare che la signora ha buttato dentro una bomboletta della lacca che non doveva buttare, quindi tu devi sapere ed essere pronto che potrebbe esplodere e devi proteggerti in una data maniera, dall'altra parte ci potrebbe essere una piccola sorgente radioattiva, quindi c'è la misurazione del campo radioattivo. Il nostro campo è talmente vasto ed esteso che la nostra preparazione deve essere tale da poter affrontare qualsiasi tipo di intervento. Appunto, proprio sugli interventi, tante sono le attività alle quali partecipate, nel senso soccorrete, come appunto la fuga di gas, sì, gli incendi, gli incidenti. Dovendo fare una statistica degli ultimi periodi, quali sono quegli interventi che sono in aumento magari e quelli che sono in diminuzione rispetto a una decina d'anni fa? Diciamo che la prevenzione negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, quindi ha ridotto di molto, diciamo, una determinata tipologia di intervento, quale possono essere gli incendi nelle abitazioni, negli opifici industriali e così via. Però comunque ci sono dall'altra parte un aumento di altre tipologie di intervento, come possono essere dissesti legati agli ambienti, al territorio particolare, alle condizioni meteo particolarmente avverse che negli ultimi tempi frequentemente vengono. Purtroppo sì. E poi frequentemente negli ultimi tempi pure persone scomparse, andiamo alla ricerca di persone, molto legato molto al nostro territorio che è molto difficile. Io non è che rimango solo ad Avellino, parecchie volte sono andato in Abruzzo, sono in Puglia, quindi si consiglia a chi va in montagna, chi fa percorsi di questo tipo qua, di andare sempre in compagnia o portarsi un telefono abilitato sprovveduti. Non si può andare sprovveduti in montagna, perché anche la montagna è bella ma è anche pericolosa. Imparare a mandare la posizione col telefono, col GPS è prioritario. Infatti ultimamente una persona intorno alla settantina c'aveva il telefonino, però non lo sapeva usare. Il nostro telefonista è stato così bravo da insegnargli sul posto, l'ha fatto sedere con calma. Bene.
insegnato sul posto, ha fatto attivare la connessione internet e ha mandato la posizione e noi siamo riusciti ad individuarlo e trovarlo. Che bello. Proprio abbiamo bisogno di una vena di ottimismo adesso, per questo che vi chiediamo di raccontarci un ricordo che è impresso nella vostra mente, uno ciascuno, magari di qualche esito, di qualche operazione, di qualche intervento particolare. Gli interventi a buon fine ci fanno sempre tanto piacere. Raccontatecene uno in particolare. A me mi è rimasto impresso perché c'era un ragazzo che amava fare il motocross nel comune di Montacuto, in quelle zone lì, ma si è sentito male sulla sua moto ed è caduto, e quindi diciamo la famiglia non riusciva più a ritrovarlo, stava iniziando a fare buio, e averlo ritrovato e averlo, possiamo dire tranquillamente, averlo salvato sì, perché aveva avuto un valore piuttosto importante, e quindi questa è una cosa che me lo ricordo ancora e mi dà veramente gioia di continuare in questo lavoro. Che bello. Vuoi condividere un ricordo magari con Sasha? Ah, ecco. Ecco, penso che ne hai tantissimi. No, con Sasha qualche ricordo bello ce l'abbiamo. Altri cosa ha fatto? Sasha ha detto che ha scavato da amatrice. Da amatrice ha lavorato 4 giorni di fila, proprio all'ultimo eravamo stremati sia io che lei. E abbiamo lavorato sulla prima abitazione che è caduta da cumuli. Siamo arrivati da Amatrice la sera, poi ci hanno spostati perché dopo un po' di tempo sono arrivati anche gli altri comandi, perché all'inizio era il comando di Rieti, i cinofili e qualche altra squadra che stava arrivando, perché le colonne mobili sono veloci, però sono abbastanza lente nell'attivarle. Sì. E quindi quando si arriva sul posto, allora vedi gente che ti chiama, gente che grida, allora cerchi di fare il possibile. Poi quando mandi i cani sopra le macerie, se la persona è viva sotto, allora senti abbaiare, allora non sai da dove iniziare. E così, dopo che sono arrivati gli altri comandi, hanno preso il comando di Avellino e quelli di Caserta, che erano arrivati per prima sopra Amatrice, ci hanno spostato ad Accumoli. Ad Accumoli abbiamo trovato la prima abitazione, che c'erano sotto praticamente una famiglia di inglesi. Infatti siamo stati in contatto con l'ambasciata britannica per tutto il tempo che stavamo provando a tirarli fuori. I primi 2 bambini li abbiamo presi, che stavano quasi fuori alle macerie, quindi siamo riusciti a recuperare. Mentre i genitori e il fratello, sfortunatissimo, che era appena arrivato alle 3, è successo il terremoto, lui era arrivato alle 2:30 dall'Inghilterra, è andato a dormire, se tardava l'aereo quanti si sarebbe salvato. Infatti i bambini stavano fuori che attendevano l'esito nostro, infatti giocavano con qualcuno, qualche parente, e stavamo in contatto con l'ambasciata, e il cane all'improvviso ha incominciato a abbaiare. Ma perché abbaia? Perché non abbaia? Stavamo con l'USAR del Lazio e sentiamo, ma perché abbaia? Se questi sono morti, non lo so, sappiamo dove stanno, però vogliamo sapere quale motivo abbaia. E c'era un setter inglese, lei abbaiava, un setter inglese che stava sotto incastrato. Il letto, incastrato nella gabbietta, e abbaiava. C'era un lamento, lei abbaiava perché guarda, ci sta qualcosa. E noi siamo andati e abbiamo provato a salvarlo il setter. Eravamo quasi riusciti a prenderlo, venne una scossa, siamo scappati fuori, è crollato tutto e siamo andati un altro, abbaiava un'altra volta, quindi è possibile che si è salvato il cane. Abbaiava ancora. Perché? E c'era ancora il cane, era ancora vivo, abbiamo provato, è stata proprio abbiamo rischiato tantissimo, perché poi dopo c'è stata un'altra scossa, fortunatamente siamo riusciti, eravamo in 8, e scappavamo e cercavamo di salvare sto cucciolo. Per darla, i bambini almeno tenevano qualcosa di loro. C'è stato niente da fare, c'è stata proprio la cosa più brutta, perché l'avevamo quasi pulita, le zambette erano rimaste incastrate sotto il letto, perché stava proprio sotto il letto dei genitori. Quindi poi infatti non ho fatto niente più. Questa è la cosa brutta, però i bambini siamo riusciti a tirarli fuori, almeno loro. Bene, bene, bene. Davide, quanti... Su una vecchia intervista che è passata un paio di sere fa sull'inchiesta dell'hotel di Copiano, proprio dei vostri colleghi Vigili del Fuoco dissero proprio noi siamo arrivati là, abbiamo visto il buio totale. Ed era si vedeva la morte in faccia, però poi abbiamo ascoltato delle voci dei bambini e si è tolta tutta la fatica perché... addosso, anche dopo 48 ore che si scavava. Non la senti, non la senti assolutamente. Noi siamo stati 4 giorni, e ti dico 4 giorni, ma dormire forse era una chimera per noi, però sempre la speranza di trovare qualcuno vivo. La stanchezza poi diviene dopo, 5-6 giorni dopo, ma al momento non mangi,
riesci solo a bere, perché se arriva una voce di un bambino, ma non esiste, cioè, non ci sta nessuno, cioè al momento ti isoli, cerchi solo quello che devi fare, non guardi perché poi noi il pericolo adesso per stampare un cane, ti stavo spiegando prima, non abbiamo pensato quello che poteva succedere, perché noi stavamo sotto una casa diroccata, avevamo messo con l'unità di ricerca su Macere, l'USAR, avevamo messo in sicurezza